Sì, bravo. Perché è piccolo? Posso tenerlo in braccio? Perché è piccolo? Perché è appena nato. Posso accarezzarlo? Prima andate a lavare le mani. Venite con me, ragazzi. Lavatevele bene, perché? Ok? Per toccarlo bisogna avere le mani pulite. Tieni, Zoe. Strofinate bene. Strofinate. Bene, bene. Bravissimo. Strofinate bene. Tanto bravi. Che cade. Ok, no. L'ho presa. Ora sono pulite. Ok, non tutti insieme. Piano, piano, piano. Non è il genio della lampada. Non è di cristallo. Posso prenderlo? Ma certo. No! Sciocchina. Ai miei figli piacciono gli altri bambini, soprattutto i neonati. Perché non hai capelli? Ehi, piano. Perché non hai capelli? La testa è delicata, eh? Che hai detto? Perché ha pochi capelli? Perché devono ancora crescere. Insomma, quando Will era in orfanotrofio, in Cina, era amico di tutti gli adulti, ma adorava anche giocare con gli altri bambini. Lo accarezzi? Oh, gli dai un bacetto. È un bambino molto sensibile. Deve bere un latte speciale. Shh, esatto, beve un latte speciale. Che dici, ci arrivi? Sì, va bene. Ci arrivo. Lo versi tu? Attento, non deve cadere. È importante, eh? Va bene così? Tutto. Oh, perfetto. Will voleva essere d'aiuto. Voleva dar da mangiare a Nathan, aiutare a riempire il suo biberon. Era davvero molto curioso. Ecco, ora possiamo darlo al piccolo Nathan. Sì, fammi solo mettere il ciuccio. Ok, scendi, andiamo a darlo al piccolo Nathan. Oh, questo lo porto con me. Ok, tienilo dalla parte del vetro, d'accordo? Ok. Grazie. Eccomi. Grazie. Will si diverte a fare delle cose che non sono esattamente per la sua età. Grazie. Ora va molto meglio. Ti voglio bene, piccolo. Oh. Ha un quoziente emotivo molto sviluppato per avere 6 anni. Ti serve una mano? Non gli piace fare il ruttino. Cosa? Non gli piace fare il ruttino. Che cos'è il ruttino? Il ruttino? Dopo che ha mangiato, devi dare dei colpetti sulla schiena per fargli fare il ruttino, perché da solo non lo sa fare. È bellissimo vedere che David è un padre fiero e responsabile. Il mio compito di sorella maggiore è quello di essere presente quando ha bisogno di consigli. Quando Will ha visto Nathan, non era in sé dalla gioia. Voleva prendersi cura di lui, baciarlo, abbracciarlo, tenerlo in braccio. Voleva accudirlo in tutti i modi. È un bambino davvero molto affettuoso e molto dolce. È il tuo cuginetto. Il mio. Devi insegnargli tutto. Gli insegno come fare a mangiare. Glielo insegni tu? Sarai un bravissimo cugino, lo sai? È vero! Sei bravo con i bambini. Preparo un buon caffè? Sì, perché no? Buona idea. Andiamo in cucina. Sì, arrivo. Zoe era felice di conoscere il piccolo Nathan, ma era anche distratta dalle cose che le piacciono di più. Ha un bastone in bocca. Soprattutto i cani. Lui è il mio preferito. Sono sicuro che farà la veterinaria. Bravissimo! Ti sei stancata? Voglio tenere il bambino in braccio. Ciao! Ma quanto sei carino! Nathan, tua zia è un medico dei bambini? È vero. Allora, Will, i bambini hanno sulla testa un punto morbido che non si può toccare. Si chiama fontanella. L'osso del cranio non si è ancora formato. E la testa è morbida, per questo devi fare attenzione quando lo tocchi. È proprio dove abbiamo il cervello, sai? Ero molto felice non solo di conoscere Nathan, ma anche di tenerlo in braccio. Sarei stata la sua madrina di battesimo. Era un momento davvero speciale ed ero emozionata nel vedere mio fratello minore diventare padre. Zoe, shh, si sta addormentando. Lasciamolo stare e mandiamolo a fare la nanna. Shh, vieni qui, Zoe. Vieni, amore mio, vieni. Grazie, tesoro. Vieni con me, ti buonanotte. Dobbiamo fare silenzio. È una cosa nuova per noi. Lo so. Quando l'ho preso... Niente neonati per noi. L'ho preso in braccio, ho pensato, non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto con i miei figli. Sì, mai avuti così Insomma, piccoli. Insomma, ho 2 figli e non ho mai... dovuto fare niente di tutto questo. Avevo paura che si rompesse.
So per certo che io e Jennifer ci siamo persi molti momenti magici, sapete, biberon da riempire, pannolini da cambiare. Avere un terzo figlio così piccolo, sulla soglia dei 40 anni, abbiamo tirato i remi in barca. Ma, come si dice, non si può mai sapere.